chiamo il presidente Guglielmo Micucci ad accomodarsi qui accanto a me, e aggiungendo che in questo momento non ci sarebbe nessun'altra persona in grado di rappresentare Prime meglio di lui. Tutto si sente, sì. Prima di tutto mi scuso per l'aria condizionata nuovamente, non era previsto chiaramente. Come Dublino. Noi siamo venuti qui apposta perché insomma tutto sarebbe dovuto andare bene. Grazie a tutti per essere venuti, anche Fabio l'ha già detto, permettetemi di ripeterlo. Anche quelli che stanno fuori, che sono lontani. Non si sente? Alzo la voce, provo ad alzare la voce. E sarò breve perché fa caldo. Vorrei partire dalla fine, vorrei ringraziare i volontari di questa associazione, perché ci sono i donatori, ci sono gli amici, ci sono i tecnici, ci sono i rifugiati e poi ci sono i volontari. Questa volta mi piace pensare a loro, perché questo senza di loro sarebbe impossibile, non avremmo neanche potuto iniziare. Da chi ha proposto di intervistare tutti i sindaci, vi garantisco che è stata un'esperienza interessantissima, ma estremamente faticosa, perché l'abbiamo veramente rincorsi, non tutti purtroppo, ma insomma il grosso siamo riusciti a prenderlo. Chi ci ospita, chi ogni giorno opera con la scuola guida, con la ricerca del lavoro, con le attività di sensibilizzazione, con la distribuzione delle tessere della metropolitana mensilmente, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste persone sono tante, sono diventate ormai oltre 50, eravamo 10, pochi ormai 3 anni fa, soltanto 3 anni fa, siamo su Milano, eccetera, eccetera. Il ringraziamento va a loro, molto più che a me, che poi alla fine purtroppo mi allontano anche un po' dalla relazione con i rifugiati a causa delle tante cose che ci sono da fare. E Prime è in una fase sicuramente di estremo cambiamento, ci saranno sicuramente dei cambiamenti nei prossimi mesi, perché siamo arrivati un po' a un punto di svolta, siamo cresciuti, ci siamo consolidati e adesso dobbiamo diventare grandi, dobbiamo maturare, e quando si matura poi che cosa succede? Un po' come quando si fa il compleanno del 18° anno, no? La creazione di questo evento è stato anche un po' questo, è stato un po' come i mesi precedenti al 18° compleanno, io me lo ricordo, è mio, l'ansia, è ormai tanto tempo fa, però l'ansia, l'angoscia, la paura che quel giorno qualcosa sicuramente andrà male, perché non riusciremo insieme a mia madre, mio padre, i miei parenti, eccetera, eccetera, a realizzare il passaggio che poi mi permetterà di prendere la patente, mi permetterà di essere indipendente, mi permetterà, eccetera, eccetera, eccetera. La preparazione di questo evento è stato questo, è stata l'ansia, un'ansia crescente, perché questo evento è un evento particolare per noi, proprio perché stiamo arrivando forse alla maggiore età, nonostante di anni ne abbiamo soltanto poco più di 3. E l'abbiamo voluto fare qui, abbiamo insistito, abbiamo lottato e ci siamo riusciti grazie alla disponibilità di Italy, che ci ha messo a disposizione questa sala, perché normalmente, permettetemi diciamo la frase non troppo raffinata, ma ce la suoniamo e ce la cantiamo, no? Tra le associazioni, no, noi siamo nati per provare, tentare, tante volte non ci riusciamo, tante altre sì, di fare qualcosa di diverso, e quindi c'è l'amplificazione che va all'esterno nella speranza che ci sia anche il passante che sta facendo la spesa e possa cogliere la parola, anche solo una parola. Siamo voluti venire qui e la gente ci diceva: ma da Italy, ma perché? Una mia amica a un certo punto nelle settimane scorse mi ha detto: guarda che da Italy, ad Italy lì a nessuno interessa dei rifugiati, perché la cosa importante lì sono le mozzarelle. Noi siamo venuti qui per questo motivo, cioè proprio questo il motivo per il quale noi siamo nati, è il motivo per il quale siamo voluti venire qui oggi ed è il motivo per il quale continueremo questo cammino nella speranza di riuscire sempre ad inventarci qualcosa di diverso
nonostante appunto l'aria condizionata. Abbiamo fatto questo percorso, abbiamo toccato tutte quante le istituzioni, chi più da vicino, chi più da lontano, siamo partiti dai sindaci, siamo arrivati alla regione, grazie a Marta che è stata con noi questa sera. Avevamo invitato Khalid che purtroppo non è potuto venire, io ho dovuto rivoluzionare all'improvviso il mio lungo intervento perché mi ero preparato anche delle proposte e delle richieste, ma abbiamo la fortuna, come diceva Marta, di avere il web. E quindi la prima cosa che faremo stasera, grazie alle riprese, sarà spedire tutta la serata a tutti i deputati della Repubblica Italiana affinché possano, sperando che non la cancellino, riuscire a cogliere alcune delle nostre proposte. Siamo arrivati all'Europa grazie all'intervento di Chiara, vi consiglio assolutamente di leggerlo con calma, anche una pagina al giorno, ma leggetelo perché è assolutamente interessante ed è una problematica viva che tocca la pelle e la vita della gente, non è un regolamento, non sono delle regole, tocca e a volte uccide la vita delle persone nel vero senso della parola. Questo è il percorso che noi abbiamo fatto. Io voglio prendere altri pochissimi minuti per fare delle proposte concrete, perché in questa sala, fortunatamente, nonostante Marta appunto è dovuta andare via, ci sono delle persone che sono nelle istituzioni, perché sono tutte cambiate le istituzioni negli ultimi mesi, quindi siamo riusciti a farle venire questa sera. Il Comune di Roma, dal nostro punto di vista chiaramente, deve fare una cosa immediatamente, risolvere, e questa è un'utopia, permettetemi anche un po' di sogni, la problematica abitativa. Per gli italiani, per i rifugiati, per i Rom, per tutta la popolazione di Roma, perché per noi è popolazione. Nel video, quando abbiamo detto interviste ai sindaci e ai cittadini di Roma, c'erano anche i rifugiati politici, non c'era i sindaci, i cittadini e i rifugiati, perché per noi sono cittadini. La problematica va assolutamente risolta. A livello regionale noi faremmo una cosa proprio semplice. Prenderemo il nostro presidente Nicola Zingaretti, che tanto abbiamo anche aiutato per spingere su determinate tematiche, e gli chiederemo: bene, presidente, alzi la cornetta, chiami tutte le associazioni di categoria e obblighi le associazioni di categoria, chiaramente obbligo lo posso dire io, lui userà altre parole, a fornirci i dati disaggregati che ogni anno pubblicano per dire: mancano 6.000 pizzaioli, mancano 35.000 operai in Basilicata. Noi queste persone le abbiamo, non dobbiamo fare percorsi, tavoli, noi queste persone le abbiamo, dateci l'indirizzo. Chiaramente sto anche un po' esagerando e banalizzando, però questa è la questione, avere delle istituzioni che permettano di spingere e di aiutare un'integrazione che nasce anche tramite le associazioni di volontariato. A livello nazionale c'è un elenco di cose, potrei nominare il 5 per 1000, l'8 per 1000, non parlo del 2 per 1000 perché quella è un'altra cosa, ma ne voglio prendere una. Per la prima volta da quando Prime è nata vorrei anche provare ad uscire dalla tematica dei rifugiati politici, per lo stesso motivo di prima, perché Prime adesso ormai è diventata grande, quindi inizierà un percorso sicuramente diverso da quello che ha sviluppato è portato avanti negli ultimi anni, che è la questione della cittadinanza. La questione della cittadinanza non riguarda esclusivamente i rifugiati politici, chiaramente parliamo dell'immigrazione, parliamo delle seconde generazioni e chi più ne ha, chi più ne mette. Nelle settimane scorse se ne è parlato tanto, ogni volta che il ministro dell'integrazione parla viene accusata, viene insultata, massima solidarietà assolutamente al ministro. Che cosa è successo però? Ci si è scontrati contro, ma in Europa lo Ius Soli, il famoso Ius Soli, io nasco in Italia, sono italiano, lo Ius Soli non esiste in Europa, lo Ius Soli perfetto, ne esistono delle derivazioni, delle piccole modifiche. E abbiamo risentito, come in tutti i settori, l'Europa. Ma l'Europa, ma noi siamo ultimi in Europa, ma l'Europa, no, ma siccome l'Europa, ecco, per una volta noi vorremmo che l'Italia fosse visionaria da questo punto di vista, avesse la forza, avesse il coraggio di dire: a noi non interessa che in Europa non esiste lo Ius Soli perfetto, noi siamo diversi, integrati, ma siamo noi e possiamo, abbiamo la forza, e nelle istituzioni ci sono tante persone che sono entrate e sono persone di valore a tutti i livelli delle istituzioni, noi possiamo fare quella legge. In Parlamento ci sono 20 proposte diverse, 20 che parlano dello Ius Soli, ce ne sono già 20, tutte presentate,
ma non se ne parla perché? Perché dobbiamo fare tavoli di concertazione, fare spazi di discussione, confrontarci, lo diceva anche l'amministratore dell'integrazione la settimana scorsa in un intervento al quale ho partecipato, diceva dobbiamo ascoltare. Bene, noi pensiamo, e qui arrivo alla conclusione, noi pensiamo che ci sia un tempo per confrontarci, per parlare, per esprimere le proprie opinioni, partecipare, questa parola a volte abusata, e ci sia un tempo per agire, ci sia un tempo per avere coraggio, ci sia un tempo per poter avere la forza di dire noi andiamo avanti e facciamo questo. Noi pensiamo nel nostro piccolo che questo tempo sia arrivato, che questo tempo sia oggi, e vi mostro se è possibile una foto, e qui chiudo, del perché pensiamo che questo tempo sia oggi. Perché una settimana fa questi erano dei rifugiati politici, e uso questo termine che dovrebbe essere inappropriato perché sono dei potenziali richiedenti asilo politico. Per noi sono dei rifugiati politici che sono aggrappati a una tonnara e non possono aspettare, non più, che si girino tutte le città d'Italia per discutere e per capire quali sono le soluzioni che possono contribuire al miglioramento. Nel frattempo queste persone hanno perso la forza di rimanere attaccate a quella tonnara. Noi pensiamo che oggi, e questo lo diceva anche Marta, e qui chiudo e vi ringrazio, pensiamo che oggi sia il tempo in cui si può ripartire con coraggio e con, permettetemi di dire soltanto coraggio perché le altre parole sarebbero fuori luogo. Quindi io vi ringrazio nuovamente di essere venuti qui e lascio di nuovo la parola a Fabiola per le conclusioni e basta, grazie.